Mentre Caltagirone rimane sempre più al centro di un'arrestabile emergenza rifiuti, il passaggio dall'ex ATO Calat Ambiente alla nuova SRR di Calat è stato traumatico. Traumatico perché Caltagirone è l'unico comune sui 15 dell'ex ATO a non aver votato il piano d'ambito all'ultima riunione del CDA. A lamentare questo stato di cose sono gli esponenti del locale Movimento 5 Stelle che in un documento hanno evidenziato questo stato di cose. Come sappiamo, l'emergenza rifiuti a Caltagirone sta assumendo contorni quasi drammatici. Un'emergenza che naturalmente non è frutto di questo ultimo anno, ma è frutto di sbagliate politiche quasi decennali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Quello che oggi noi vogliamo rimproverare all'attuale amministrazione è una questione gravissima, cioè il fatto che la nostra amministrazione non abbia quasi totalmente contribuito a quella che è stata la discussione per la stesura del nuovo piano d'ambito. Chiediamo intanto a noi stessi e soprattutto all'amministrazione, secondo quali logiche essa abbia preso la decisione di non partecipare alla stesura del piano d'ambito. Forse hanno qualche altra idea, forse hanno progetti già pronti. Noi a tutt'oggi non abbiamo visto nulla di tutto questo e quindi siamo preoccupatissimi in tal senso. Da Palazzo dell'Aquila, sede del municipio di Caltagirone, l'assessore alle politiche ambientali Enzo Gozza ha risposto che l'amministrazione non ha voluto votare un documento di 300 pagine perché gli è stato presentato solo 2 giorni prima della votazione, che alla richiesta di rinvio esposta al CDA non è stato dato alcun seguito.